in diretta. Bene, buon pomeriggio ragazzi, ragazze. Oggi meditiamo un po' sul mistero del Sabato Santo. Un giorno che è caratterizzato soprattutto dal grande silenzio. E come leggiamo nella liturgia di oggi, in una omelia antica, oggi un grande silenzio regna sulla terra, grande silenzio e solitudine. Un grande silenzio perché il re sta dormendo. La terra era intimorita e stava come sospesa perché il Dio incarnato si era addormentato. Ecco, questa è una realtà che mi mette un po' in difficoltà, perché i Vangeli non ci dicono nulla sul giorno del Sabato Santo. Anche la Scrittura tace in questo giorno in cui Cristo, che è la parola, tace. E allora, per meditare un po' sul mistero del Sabato Santo, dobbiamo andare a scavare un po' e provare a vedere che cosa capita prima e che cosa capita dopo. Prima, dopo la morte di Gesù sulla croce, i Vangeli ci parlano non di parole, ma di gesti che silenziosamente alcuni discepoli compiono. In tutti e quattro i Vangeli si parla di Giuseppe d'Arimatea, un uomo nobile della cerchia colta dei giudei, che si presenta a Pilato a chiedere il corpo di Gesù, lo depone dalla croce, lo avvolge in un lenzuolo e lo pone nel proprio sepolcro. Un sepolcro, ci dice il Vangelo, dove nessuno era ancora stato posto. C'è poi il gesto di Nicodemo che insieme a Giuseppe va per portare, ecco, una mistura di mirra e aloè, 30 chili per Gesù. E poi si parla di alcune donne che avevano accompagnato Gesù dalla Galilea e che guardano da lontano dove viene deposto, in quale sepolcro, e tornano a casa a preparare gli aromi per ungerlo. Il sabato invece nessuno esce di casa, anche perché il sabato per gli ebrei è il giorno in cui la legge richiede il riposo assoluto, e quello poi era un sabato solenne nella festa di Pasqua, della Pasqua ebraica. E quindi tutti rimangono a casa loro e questo silenzio, questa solitudine attraversa la terra, attraversa il Vangelo. Ecco, questo silenzio è il silenzio della morte. La morte sempre ci lascia senza parole. La morte ci isola, ci rende incapaci di comunicare. L'esperienza del morire è quella di una solitudine dove nessuno può arrivare. Essere morto significa non essere più visto, non poter più parlare, non poter più ascoltare le persone che ci sono chiare, care. È il mistero della separazione. Ecco, questo mistero della separazione che accompagna tutte le morti, accompagna anche la coscienza dei discepoli, il loro cuore in questo momento del Sabato Santo. Un vuoto profondo, nessuna parola da dire, un vuoto agghiacciante che diventa anche, possiamo immaginare, il dubbio fino all'ultimo momento, fino all'ultimo istante di vita di Gesù. Potevano sperare che Dio intervenisse, facesse un miracolo, dimostrasse che questo Gesù era realmente il Figlio di Dio. E invece il miracolo non c'è stato. Gesù è morto sulla croce. Possiamo immaginare anche la vergogna dei
dei discepoli, la loro angoscia. Ascoltiamo per esempio no, nel Vangelo di Luca il racconto dei due discepoli che, pieni di tristezza, si avviano per tornare a Emmaus distrutti, disperati. Ecco, questa situazione è quella del Sabato Santo. Ci scontriamo contro un mistero che ci spiazza, che ci toglie la parola e non ci fa capire più che cosa possiamo sperare. Per comprendere un po' questo mistero, visto che appunto il Vangelo non ci dà parole, non ci dice che cosa avevano nel cuore i discepoli, ho pensato di andare a prendere il libro delle Lamentazioni, che trovate anche nel file sulla cartella. Il libro di Lamentazioni esprime la disperazione del popolo di Israele subito dopo l'esilio e la distruzione del Tempio nel VI secolo. Ecco, forse l'esperienza della morte di Gesù è paragonabile proprio a questo, la distruzione del Tempio, la distruzione del luogo della presenza di Dio, che è Gesù. E allora possiamo ascoltare, ecco, queste parole. Il capitolo terzo delle Lamentazioni, a partire dal primo versetto. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me egli si volge e rivolge la sua mano tutto il giorno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da gran tempo. Mi ha costruito un muro tutto intorno, non posso più uscire. Ha reso pesanti le mie catene, ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso nella polvere. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere e dico, è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Ecco, in questa esperienza di desolazione che cerchiamo di condividere con i discepoli, con Gesù, in questo giorno del Sabato Santo, nasce però una preghiera. Lo svuotamento diventa grido e il grido diventa speranza. Se leggiamo in profondità anche i gesti di Giuseppe di Arimatea, di Nicodemo, delle donne, possiamo vedere un sottile raggio di luce che entra in questa situazione. Lo vediamo nel fatto, per esempio, che il sepolcro donato da Giuseppe d'Arimatea è nuovo, un privilegio, il riconoscimento che Gesù non è una persona qualunque. Lo vediamo nella misura, quei 30 kg di mistura che Nicodemo dona al corpo di Gesù. Una misura spropositata che dice che si tratta di un re, una misura regale. E poi nella premura, nell'amore delle donne che preparano gli unguenti, gli oli per la cura del corpo di Gesù. Ecco, anche in questa situazione ha ancora un senso credere e amare. Piccoli gesti silenziosi di donazione che cominciano a rischiarare questa tenebra. Possiamo pensare anche nella situazione molto particolare che stiamo vivendo. Anche noi siamo un po' sbarrati, anche noi siamo attorniati dal mistero della morte che incombe su di noi. Eppure i gesti di donazione, di generosità, quando veniamo a sapere che un medico negli ultimi momenti della vita di una nonna la mette in videoconferenza con la sua nipotina. Quando veniamo a sapere che qualcuno rinuncia a
a essere curato per qualcun altro. Ecco, un piccolo raggio di luce entra. E allora questa solitudine, questa separazione, questo svuotamento può diventare una preghiera. Nel momento in cui io riconosco che sono nulla, ma consegno il mio nulla a Dio, scopro che Lui è sempre più grande. E allora, sempre nel capitolo 3 delle Lamentazioni, il grido si fa sentire. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite. Non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. È bene aspettare in silenzio. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo impone. Ponga nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia. Si sazi di umiliazioni, perché il Signore non respinge per sempre, ma se affligge avrà anche pietà secondo il suo grande amore. Di fronte a Dio il nostro svuotamento diventa preghiera e la preghiera diventa speranza. Ma che cosa fa Gesù durante il Sabato Santo? I Vangeli ci parlano della cura del suo corpo, ma la sua anima dov'è? In questo giorno che passa tra la morte e la resurrezione. I Vangeli non ce lo dicono, rimangono in silenzio e ci chiedono di rispettare il mistero, di non spendere troppe parole. C'è però una frase nella prima lettera di Pietro, che poi viene tradotta anche nel credo apostolico. Nella prima lettera di Pietro al capitolo 3, versetto 19, si dice: Egli andò presso le anime in carcere e predicò ad esse. Il credo degli apostoli traduce così questa esperienza: discese agli inferi. Cristo, il sabato santo, visita le anime prigioniere della morte. Che cosa vuol dire che Gesù è disceso agli inferi? Ecco, nessuno è in grado di spiegarlo chiaramente. Il mistero rimane. Questi inferi di cui si parla sarebbero la traduzione dell'ebraico Sheol, che è un po' il corrispondente dell'Ade della nostra tradizione occidentale, omerica, un regno dei morti, che non è ancora né inferno né purgatorio né paradiso, perché inferno, purgatorio e paradiso iniziano a esserci proprio con l'avvenimento della morte, e della resurrezione di Gesù. E allora che cos'è questo stato della morte? Che cosa è lo Sheol? Lo abbiamo detto prima. La morte è la separazione, è il mistero di una solitudine che nessun essere umano, nessun legame umano riesce a superare. Gesù sperimenta su di sé la profondità della morte, la profondità della separazione da tutti. Ecco, questo possiamo intendere quando diciamo che Gesù discende agli inferi. Ma qui succede qualcosa. Laddove Gesù entra, gli inferi smettono di essere inferi. Possiamo immaginare un bambino che da solo si avventura in una foresta oscura, al buio. Ecco, noi possiamo spiegargli, oh, guarda, non c'è niente da temere, possiamo dirgli in maniera razionale che non ci sono pericoli perché è una foresta conosciuta, che non è stata
già è stata esplorata, non ci sono bestie pericolose. Ma il bambino continuerà a avere paura finché non c'è qualcuno con lui. Una presenza di una persona che ama cambierà la sua angoscia, cambierà la sua paura. Ecco, dire che Gesù è disceso agli inferi significa dire che Gesù ha raggiunto la nostra solitudine più irraggiungibile. Significa dire che non c'è nessuna condizione dell'uomo nella vita che non sia raggiunta dall'amore di Gesù, dalla sua presenza, dalla sua compagnia che cambia la nostra situazione. Ieri, dopo la celebrazione del Venerdì Santo, abbiamo fatto con il parroco una processione, un percorso, ecco, senza il popolo di Dio, nelle vie del quartiere della parrocchia con la croce. Ecco, qualcuno si è commosso di fronte a questa presenza. Non tanto perché, va bene, non vedeva da tanto tempo il parroco, avrà avuto anche piacere di salutarlo, ma vedere che Cristo con la sua croce viene, ci raggiunge là dove siamo isolati, là dove è la nostra solitudine, là dove sembra che non ci sia più speranza. Ecco, questo è ciò che cambia la nostra situazione. Allora anche il Sabato Santo è un giorno di silenzio e di mistero, ma è un giorno di salvezza. Concludo citando le parole di Joseph Ratzinger, da un suo articolo, ecco, da cui ho preso un po' anche questa spiegazione della discesa agli inferi di Gesù. Disceso all'inferno, questa confessione del Sabato Santo sta a significare che Cristo ha oltrepassato la porta della solitudine, che è disceso nel fondo irraggiungibile e insuperabile della nostra condizione di solitudine. Questo sta a significare però che anche nella notte estrema, nella quale non penetra alcuna parola, nella quale noi tutti siamo come bambini cacciati via, piangenti, si dà una voce che ci chiama, una mano che ci prende e ci conduce. La solitudine insuperabile dell'uomo è stata superata dal momento che egli si è trovato in essa. L'inferno è stato vinto dal momento in cui l'amore è anche entrato nella regione della morte e la terra di nessuno della solitudine è stata abitata da lui. Accogliamo allora nell'abisso del nostro nulla l'abisso della sua misericordia, che ci raggiunge in qualunque situazione noi siamo, in qualunque peccato ci troviamo, in qualunque tristezza e oscurità, egli è lì nel mistero del suo Sabato Santo. E in questo modo ci apriamo all'accoglienza e alla speranza della risurrezione. E vi auguro una santa Pasqua.